28 marzo del 2014. Buonasera a tutti, da Stefano Teni per questa edizione speciale di 10 più Jolly, speciale perché, come vi avevo anticipato la scorsa settimana, oggi non ci saranno gli inviati in linea per darci le probabili formazioni circa le partite della 31esima giornata. Ma daremo spazio nella prima parte solo ed esclusivamente ad Emiliano Ginestrini, che tra l'altro è già in linea. Ciao Emiliano, Ciao, buon fantacalcio a tutti. caporedattore di Stapp Radio e soprattutto conduttore del programma Le Fantanalisi, che va in onda il martedì. Le Fantanalisi è un programma dove si parla di quattro fantacalcio, si parla dei risultati di quattro fantacalcio. Oggi Emiliano Ginestrini è qui con noi nella trasmissione 10 più Jolly perché c'è stato il turno infrasettimanale di campionato relativo alla 30esima giornata che si è chiuso ieri con la partita Inter-Udinese. E allora lo abbiamo qui perché ci deve dare i risultati del nostro fantacalcio circa la 30esima giornata. Io intanto saluto anche il mago Salvatore Isgro che è accanto a me. Ciao Salvatore. Ciao Stefano e buonasera a tutti. Allora, se non hai mai ascoltato Emiliano Ginestrini, è una persona che quando snocciola i risultati del fantacalcio, soprattutto se partecipi al fantacalcio di cui sta parlando, non ti stancheresti mai di ascoltarlo. E adesso te lo faccio sentire. Bene. Emiliano, ciao, ancora Ciao, una volta. ti ringrazio dei complimenti, è un grande piacere per me essere ospitato di nuovo all'interno della tua trasmissione, come accadeva ai vecchi tempi. Ma te dico, tracambierò anche perché siamo arrivati, stiamo lì, insomma, quindi vorrei fare un punto sull'andamento di 10 più Jolly, se me lo permetti, se me lo consenti Emiliano, quindi martedì preparati perché ho intenzione di essere tuo ospite. Benissimo, benissimo, sarà un grande piacere. Niente, io comincio con i risultati salienti di questa giornata. Innanzitutto siamo un po' in ribasso con la media punti perché è di 71,7, la settimana precedente e quella prima ancora siamo stati a 73 e 75 rispettivamente. Le donne pareggiano in questo testa a testa con gli uomini, prevalgono a 72,4 di media contro 71,4 del sesto maschile. I partecipanti hanno visto un incremento di 15 unità. Siamo a 227, ma siamo ancora in deficit rispetto alla stagione precedente, perché a questo punto ne avevamo 261, quindi siamo a 34 partecipanti da recuperare. E ti do subito i vincitori di questa 30esima giornata. Il primo classificato è Luigi 15-10, 94,5 punti. Luigi che concede bis perché ha vinto già alla terza giornata con un punteggio molto più alto, infatti fece 107,5. Seconda, Augusta 11,08, 94 punti. Terzo, Alex 19,04, 91,5. Quarta, Mary 24,09, 91. Quinta, Antonia 02,05, 89,5. E ultima, Alessandra 17,12 con 22,5 punti. Ripeto con i primi 5, Stefano Luigi 15-10 che vince una scommessa da 5 euro, 33% dell'eventuale vincita, e Augusta 11-08 e Alex 19-04 scommessa da 3 euro, Mary 24-09 e Antonia 02-05 scommessa da 2 euro. Questi partecipanti, qualora non l'abbiano fatto, devono contattare Stefano entro le 10 di domani, ai riferimenti che sono sul nostro sito. Allora, li ho già contattati io, Emiliano, e sanno che entro domani mattina mi devono dare le loro giocate, le faranno loro in questa circostanza perché c'è stato il turno infrasettimanale. Ricordo comunque che per le prossime gare, per quanto riguarda 10 più Jolly, le prossime puntate, i vincitori potranno avvalersi dell'aiuto comunque anche di Salvatore che è qui con me. Prego, Emiliano, scusa se ti ho C'è interrotto. anche una scommessa per i nuovi, il nuovo partecipante che ha totalizzato più punti è Carlo 0507. Avvisato anche lui, Carlo Cagnetti, un nuovo partecipante, tifosissimo della Lazio, che riceverà la giocata fatta da il mago e denominata la Super Bomba. Vai, Emiliano. Allora, vado velocemente a dire i dati significativi di questa 30esima giornata, prima di passare alla classifica generale.
11-01 alla miglior difesa con 8 di media punti, Andreina 18-04, Stanina 08-04, miglior centrocampo 7,87, Carlo 05-07, che abbiamo appena menzionato, il miglior attacco con 18,5 di media punti complessivi, Paloschi l'uomo jolly con 16 punti, e i due giocatori più schierati sono stati Buffon con 65 e Pjanic, quindi due giocatori che di solito non troviamo in queste altissime sfere dei giocatori più schierati. La squadra con più giocatori schierati torna ad essere la Juventus con 481, il Chievo ne ha soltanto 5. Il coefficiente di recuperazione indica che non sono stati molto bravi i nostri partecipanti, 0,096 il ribasso rispetto alle scorse giornate. La top 11 ideale di questo 30° turno è Scuffet, Mexet, Rigo e Molinaro, Florenzi, Luca Rigoni, Fassini, Servile, Tevez, Zapata del Napoli e Paloschi, uomo jolly. 142,5 il punteggio massimo da ottenibile da questa formazione, Luigi 15-10 ne ha ottenuti 94,5 con una quota del 66,3% che è una quota non molto alta, però a Luigi vanno fatti i complimenti perché ha vinto giocando in 10. Vi do la formazione e vedete che intuito ha avuto nello schierare l'attacco: Buffon, Antonelli, Stendardo, che è colui che non ha preso votazione, Nagatomo, Zemaili, Guarin, Pogba, Cerci, poi udite Callejon, un gol e due assist, Dennis e Paloschi, l'uomo jolly settimanale, Luigi ha avuto l'intuito di schierarlo. Complimenti, perché non era una scelta facile questi tre attaccanti. Hanno aggiornato la formazione, 168 partecipanti, di questi soltanto 65 ha giocato con tutti gli 11 effettivi, il 38,7%. E questo indicatore da 4 giornate è sotto il 50%, quindi i partecipanti molto sfortunati ultimamente sono penalizzati dalle mancate valutazioni. Il giocatore che ha avuto più persone che l'hanno schierato tra quelli che non hanno preso valutazioni è Aquilani con 25 schieramenti. L'uomo jolly più schierato di gran lunga anche per questa settimana è stato Totti con 42, una scelta non ripagata dai risultati perché Totti ha ottenuto 5,5, seguito da Llorente con 17, anche lui con un punteggio basso 5, poi i due successivi, Girardino con 15 e Dennis con 14, sono stati soffragati da segnature. Nessun partecipante è andato sopra i 100, la classe più popolata è quella tra 70 e 79,9 punti. Andiamo con la classifica generale, Stefano, nella quale fa il... Allora, sentiamo questa classifica generale, perché ricordiamo che la stiamo dando, così come accade per i turni normali, il martedì sera in diretta durante il programma Le Fantanalisi, la stiamo dando in diretta e poi verrà messa sul sito, no Emiliano? Quindi... Tra circa un'ora. Quindi, a parte Emiliano, fino a questo momento nessuno sa i cambiamenti in classifica, ma insomma chi ha visto sul sito del gioco, sotto la voce tabellini, le formazioni schierate per quanto riguarda la 30ª giornata, avrà notato che Leandro ha fatto un flop clamoroso. Dopo aver preso 30 punti la scorsa settimana a Marco Serena, credo che Marco gli abbia ripreso quasi tutti quei 30 punti che aveva perso, quindi la situazione dovrebbe essere molto importante, no Emiliano? Sì, perché Leandro ha giocato senza l'uomo jolly che lui aveva schierato, cioè Higuain, e anche senza Stendardo, quindi è come se avesse giocato senza tre giocatori e fa 59,5. Marco, che aveva appunto 30 punti di distacco da Leandro, ne fa 83,5, quindi gli riprende 24 punti diciamo, circa. Quindi Leandro, c'è da dire che una settimana fa il punteggio più basso del 2010, una settimana fa il punteggio più alto. Quindi si crea una sorta di elastico che per il quale una settimana sembra che il discorso del titolo sia chiuso, e una settimana è clamorosamente riaperto. Ora Leandro è sopra.
a Marco 0311 di 6,5 punti. Per l'esattezza 2658 Leandro, 2651,5 Marco. Però a questo punto possono sperare anche i due successivi inseguitori. Martina 1309 che è 2644,5 e quindi ha soli 13,5 da Leandro, e Dario 0910 che è 2630 punti, quindi ne ha 28 da Leandro. Secondo me il discorso è aperto ancora ai primi quattro, cosa che non sembrava immaginabile una settimana fa. Quinto poi, Angelo 0806, 2618,5, guadagna due posizioni, e c'è da notare come innanzitutto Martina, Dario e Angelo, che hanno schierato la stessa formazione, hanno avuto il punteggio più alto dei primi 10, 84 punti, e poi come la famiglia Serena occupa i quattro delle prime cinque posizioni. Quindi complimenti a lui, bravo e fortunato Marco Serena e i suoi familiari. Sesto, poi tra il quinto e il settimo ci sono tre partecipanti nello spazio di appena un punto. Angelo 0806, abbiamo detto 2618,5, a mezzo punto Rosario 0810, 2618, e ancora a mezzo punto da Rosario Emiliano 0206, 2317,5. Quindi Emiliano perde sì due posizioni, però si trova a un punto dal quinto posto che occupava la scorsa settimana. Per cui Emiliano sei te, ricordiamolo, insomma. Perché... Sì, sono io, per cui il discorso per i primi cinque posti direi che è ancora aperto fino al sottoscritto. Ottavo, Ettore 2702, che questa settimana non guadagna posizioni, 2604 punti. Nono, Francesco 0712. Sono posizioni abbastanza stabili rispetto alla scorso turno. Francesco 0712, 2589,5 e nono. Maurizio 1612, chiude la top 10 a 2587 punti. Però diciamo da Ettore in poi c'è un certo scollamento. Vado a completare la graduatoria dei primi 25. Luigi 1510, undicesimo, 2575,5. Dodicesima, Maria Pia 2503, 2569,5. Tredicesima, Cristina 3008, 2555,5. A seguire due spese. Quindi aspetta un attimo, Cristina è tredicesima? Tredicesima. Ed ha già più di 100 punti, scusami Emiliano, scusami, ed ha già più di 100 punti da Leandro, la tredicesima? Esattamente, sì. Perfetto, ecco. Poi segue Stefano 1005, 2553,5. Quindicesimo, Stefano 1304, che saresti tu, 2537 punti, ne guadagni ben 3 dalla scorsa settimana. Sedicesimo, Roberto 2910, 2535 punti. Diciassettesimo, Antonino 0404, che non riesce a risollevarsi più di tanto ogni settimana, o questa settimana ne perde 2. 2531,5, a pari merito con Davide 2308. Diciannovesimo, l'amico di Antonino, Sedi, 2104, 2529,5. Ventesimo, Enrico 3009, 2524 punti. Ventunesima, Anna 1908, 2520 punti. Ventiduesimo, Paolo 2907, 2515,5. 23esimo Fabrizio 2907, 2505,5. 24esimo Nonuentri, che guadagna ben 6 posizioni ed è il passo più in avanti, più clamoroso delle prime 25, più roboante. E Augusta 1108, 2483 punti, 6 posizioni guadagnate per lei. 25esimo che chiude la classifica dei premiati potenziali, Federico 1808, 2469 punti. Ti do anche i primi tre del girone di ritorno. Allora, prima, intanto, sì, intanto diciamo che dopo Federico ci sono tantissime altre persone, mi sembra pochissimi punti, quindi mi sembra che fino al 30esimo, 35esimo comunque c'è ancora la possibilità di arrivare alla 25esima posizione, quindi prendere uno dei buoni messi in palio da Miss Pizza, che ricordiamo sono 15, dall'11esimo alla 25esima posizione. Ci sono ben 15 buoni da 10 euro da
da andare a consumare presso Miss Pizza. Dal sesto al decimo ci sono cinque palloni di squadre di Serie A, o comunque cinque palloni di cuoio messi in palio dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Sporting Fiumicino. Al quinto posto abbiamo un cellulare del valore di 100 euro messo in palio dal mercatino del cellulare a Roma, via Prenestina 445. Al quarto posto, e qui abbiamo fatto un cambio, abbiamo scambiato terzo e quarto posto, perché era al terzo ma l'abbiamo messo al quarto, è una cena per cinque persone, così andate soltanto con una macchina, anziché fare la cena per otto che era il terzo premio, facciamo una cena per cinque persone da 30 euro a testa, dal valore di 150 euro presso il ristorante bisteccheria I Mattarelli ad Aranova, via Michele Rossi 161 degli amici Katia e Giorgio Cardonna. Al terzo posto, qui abbiamo invece aumentato da 150, l'abbiamo portato a 200 euro, un buono da 200 euro da consumare da Valcor in via Tor Sapienza a Roma. E ricordo, insomma, che con 200 euro vi potete fare, insomma, tre paia di jeans oppure due paia di belle scarpe. Insomma, è un buono da 200 euro da Valcor. Un viaggio nel valore commerciale mi sembra intorno ai 300 euro, 250-300 euro, in una località toscana, così mi stava dicendo Gianluigi Leoni di Viaggio e Vedo, la nostra, oltre che agenzia di viaggio, anche la nostra agenzia pubblicitaria. E al primo posto invece c'è praticamente per il vincitore 3 mesi gratis. Tranne il sabato e la domenica, quindi da lunedì al venerdì 3 mesi gratis, dal 15 gennaio, dal 15 giugno al 15 settembre, quindi luglio, agosto e settembre, perfetto, 3 mesi gratis alla piscina scoperta della Vigor tutto il giorno, compresa sala benessere. Allora, lui eravamo d'accordo per una persona, ma probabilmente sarà per due persone, quindi alla fine il premio si aggira intorno agli 800 euro, 700-800 euro, insomma sono 3 mesi in una piscina scoperta dove potete entrare la mattina alle 9, andare via la sera alle 18, il pomeriggio, insomma il tardo pomeriggio alle 18, e soprattutto avrete poi la sala benessere a disposizione che potrete sfruttare magari nelle ore più calde della giornata, c'è una bella vasca di idromassaggio, oppure addirittura al termine della giornata in piscina alle ore 18 vi trasferite, andate nella sala e fate quello insomma che volete, c'è cioè questa sala idromassaggio, ma potete fare magari anche un po' di bagno turco. Allora, Emiliano, quindi questo è quanto, era doveroso Stefano, dire. io ti chiedo anche di ricordare il premio per il giorno di ritorno, ti vado a dare i Sì, primi tre, che sono allora Roberto ricordiamo 1310, subito. 934 punti, Martina 1309 che sta in seconda posizione, 931,5, Paolo 0208, 930,5. E qui Poi vedete so, tutti gli eh. altri, potete Sì, ma vedere sono tutti sotto tutti, mi l'altro. sembra che sono tutti attaccati perché stavo dando una lettura alla classifica di ritorno prima, insomma, di questa giornata. Nell'arco di 25-30 punti ci sono, insomma, 20 partecipanti, mi sembra, a parte Roberto che era in alto e stava andando benissimo, ma questa giornata ha fatto un po' maluccio e quindi credo che si sia accorciata. Adesso se me la ripeti, ripeti i primi tre per cortesia, Emiliano. Roberto 29,10, 934, Sì. Martina 13,09, Eccola,931,5, è arrivata. Paolo 0208, 930,5. È arrivata, quindi sono nell'arco di 3 punti, 3,5 punti, ci sono praticamente i primi tre per quanto riguarda il girone di ritorno. Ma ripeto, poi insomma, se Emiliano andasse avanti, nell'arco di 20-25 punti ci sono c'è una trentina di persone. Il premio che viene messo in palio dalla profumeria Puliani, che si trova in via dei Castani al numero civico 200 39, è una borsa da donna di marca con all'interno dei prodotti della profumeria. Io ho già potuto notare che c'è un profumo, ci sono delle saponette che costano, mi stava dicendo, 25 euro, tre saponette di Paris profumate, quelle con la candela e Mammazzoni, insomma, è un prodotto costoso. Poi, oltre a questo, mi sembra una crema depilatoria, c'è poi un borsello molto bello, un borsellino molto bello, sempre da donna, e poi adesso non mi ricordo cosa, ci sono, è un beauty case, mi sembra, ci sono comunque delle belle cose, e ha detto soprattutto che me ne darà altre.
Quindi è un premio soltanto la borsa intorno ai 100 euro, poi ci mettiamo tutti i prodotti, arriviamo intorno ai 200-250, ma potremmo arrivare anche ai 300 ed oltre, visto che Zio Pino, il proprietario della profumeria, saluto lui e i figli Alessandro e Paolo, mi ha detto comunque che ci saranno sicuramente altre cose. Tutte da donna, però insomma, ecco, anche se vince un uomo, può fare il regalo alla consorte, alla fidanzata, alla mamma, eccetera, eccetera. Allora, Io faccio a Emiliano. mia sorella se vinco. Se vinci lo dai a tua sorella, è Eh sì, vero? perché Beh. lo sta tramando da qualche anno questo premio e non riesco mai a vincerlo io, quindi. Allora, ma tu scusa, hai amico, io, ahimè come amico, io sono amico di Zio Pino, basta che me lo dici, allora se non lo vince Cristina, comunque gliela rimedi un'altra borsa a Cristina, scusami Emiliano, non la fa star così che è da anni che insegue il premio della profumeria Puliani, gliela regaliamo. Una bella borsa di marca che ci darà la profumeria Puliani. Dai. Allora, comunque c'è questo premio importante per la classifica di ritorno e poi ricordo che ogni settimana ci sono queste giocate che vengono messe in palio dalla redazione di 10 più Jolly, ma anche da Il Mago, da Salvatore Isgrò. Io, a proposito, Emiliano, a proposito di giocate, ricordo che ogni settimana Emiliano Ginestrini, Marco Serena e da questa settimana anche il mago Salvatore Sgrò fanno le loro giocate per il canile Parrelli. In caso di vincita, il canile Parrelli prende il 33%. Tra l'altro, io la prossima settimana andrò a trovare questi amici pelosetti, dei quali parla Sara Carlini nel corso del programma ItalianBabylon.net Info e Cultura, che va in onda lunedì sera a partire dalle ore 21:15, 21:30. Circa. Sarà una rubrica che si chiama Animalando. La scorsa settimana non è andata in onda, ma lunedì ci sarà per parlarvi di questi pelosetti che hanno bisogno di essere adottati. Se non potete adottarli, comunque anche 2 euro al mese, 2 euro al mese sono importanti per dar loro del cibo, anche se attualmente di questo canile se ne sta occupando il comune. Però c'è bisogno di aiuto, c'è bisogno di aiuto. Ricordo che è un canile, ma anche gattile, perché ci sono oltre 150 gatti. E proprio la scorsa settimana ho dato a Sara praticamente un pacco da 24 barattoli grandi per questi gattini, che poi voglio andare a trovare la prossima settimana personalmente e porterò qualcosa anche ai cani, anche se i cani sono molti di più, però so che tantissime, tantissime persone si stanno occupando appunto dei cani. Allora, quindi questa è la giocata di Emiliano. Sassuolo-Roma, allora Bologna-Atalanta 2, Sassuolo-Roma 2, Sampdoria-Fiorentina over, Napoli-Juventus X, Udinese-Catania 1, Livorno-Inter 2. E un attimo perché vi dico anche, abbiamo giocato 2,50 euro. La vincita è di circa 300 euro, quindi questa è la giocata per quanto riguarda Emiliano Ginestrini. Abbiamo invece fatto una giocata sempre da 2,50 euro per Marco Serena che ci ha dato tutte, si chiamano combo, combinazioni, come si chiamano? Sì, Uno, combo. allora, Milan Chievo 1 più under 2,5, Sassuolo Roma 2 più over 2,5, comunque over under sempre 2,5, Lazio Parma 1 più under, Napoli Juventus 1 più under, Udinese Catania 1 più under, Livorno Inter 2 più over. Bene, pensate che sviluppa circa 4.000 euro questa giocata fatta da Marco Serena e speriamo bene. Poi invece anche Leandro Ilari, il capo classifica, ha voluto dedicare una giocata al canile Parrelli. Allora, la giocata di Leandro Ilari è la seguente. Lo ringraziamo perché praticamente ha offerto 4 euro per il canile Parrelli con questa giocata. Poi, insomma, Leandro, tu sai che se non la prendiamo comunque regali agli amici pelosetti, li faccio io personalmente. Comunque, speriamo di prendere. Allora, Milan Chievo 1. Sassuolo Roma over 2,5, Torino Cagliari 1, Sampdoria Fiorentina over sempre 2,5, Lazio Parma doppia chance X2, Udinese Catania 1, Livorno Inter 2, sviluppa 270 euro. Quindi queste le tre giocate, ma attenzione, le tre giocate che ho fatto questa mattina, perché da questa settimana anche il mago Salvatore Sgrò gioca per il canile Parrelli. E allora, prima di salutare Emiliano Ginestrini,
Salvatore, qual è la tua giocata? Allora, Sassuolo-Roma, gol, Sampdoria-Fiorentina X, Torino-Cagliari, gol, Napoli-Juventus X, Udinese-Catania 2, Livorno-Inter X. Allora, questa è la tua giocata, non so quanto sviluppa perché praticamente me l'ha data in questo preciso istante. Domani faremo questa giocata di Salvatore, faremo le giocate anche per i vincitori della 30ª giornata che Emiliano praticamente ti ha detto all'inizio della trasmissione quando era in collegamento, ma è ancora in collegamento, sei ancora Emiliano? Ah, Sono perfetto, perfetto. E quindi niente Emiliano, a questo punto noi ci salutiamo. Ricordando che martedì alle ore 19:30 le Fantanalisi condotte da te ci saranno, ci dirai tutto su 10 più jolly, su il tuo fantacalcio, discussioni fantallenatori, sul fantacalcio di Vigor Sporting Center e poi sul fantacalcio di Paolo Acquaroli che si chiama Magic Evolution. Insomma, ci parlerai di questi fantacalcio. Io ti do un abbraccio, martedì non solo ti ascolto, ma sarò anche tuo ospite nella prima parte della trasmissione. Io ti ringrazio e allora do appuntamento ai nostri ascoltatori a martedì. Perfetto, Grazie grazie Stefano, a buon te, proseguimento. grazie a te Emiliano, grazie allora ad Emiliano. Ore 19 e 56 in questo preciso istante sul nostro time. Mago, allora eccoci qui perché? Perché dobbiamo dare prima di tutto la super bomba a Carlo Cagnetti, Carlo 0507. Allora. Allora, eccola qui la super bomba del mago dedicata a Carlo 0507. Bologna-Atalanta gol, Milan-Chievo 1, Sassuolo-Roma gol, Torino-Cagliari doppia chance Ed è X2. pagata bene, perché di solito le doppie chance invece qui quasi due, 1,91. No. Verona-Genoa doppia chance X2, Sampdoria-Fiorentina X, Lazio-Parma over 2,5, Napoli-Juventus X, Udinese-Catania X2, Livorno-Inter X. Questa con 2 euro sviluppa una vincita potenziale di 7.600 euro. Ah, Carlo, Quindi, auguri, Carlo, auguri. Carlo, speriamo, insomma, prima o poi di cerchiamo di andare prendere, alla cassa. speriamo prima o poi di prendere questa super bomba, ripeto, per Carlo 0507, ma chiunque di voi volesse seguire il consiglio del mago Salvatore Sgro può con 2 euro, anche 1 euro, insomma, se sono, come si Se da casa dice, c'è conto se da gioco casa hanno il anche con conto, 50 centesimi puoi giocare, la possono stessa giocare, giocata. perfetto. Quindi Tanto domani mattina questa giocata la trovate sul mio gruppo di Facebook, Il Mago. bene, Oltre a bene. questa metterò anche la super bombona che questa settimana hanno vinto. E ce la dai subito, ce la dai la super Va bombona, bene. perché per un paio di ore sono stato buggerato, perché io questa volta avevo indovinato il risultato della Sì, partita. ricordiamo la partita era Lazio-Milan, finita 1-1 e purtroppo sei arrivato Secondo secondo. sono arrivato. E la giocata è andata a Sergio Saporito di Torregrotta, provincia di Messina, che gli facciamo un augurio. E questa è la giocata tutta per te, ma chiunque la può giocare, che questa domani mattina la pubblico insieme alla super bomba sul mio gruppo Il Mago. Allora, Bologna-Atalanta segna squadra di casa? Sì. Milan-Chievo over 1,5, non 2,5, 1,5. Sassuolo-Roma, gol. Torino-Cagliari, gol. Verona-Genoa, 2. Sampdoria-Fiorentina, X. Lazio-Parma, 1. Napoli-Juventus, X. Udinese-Catania, 2. Livorno-Inter, X. Guarda, è una Questa cosa. con Sì, 2 aspetta, euro. aspetta. No, stavo pensando invece che praticamente molte persone, abbiamo detto prima Emiliano e poi abbiamo fatto il nome anche di Leandro, ma anche Marco Serena, mi danno tutti Napoli Juventus X, guarda, XXX. Ed Insomma, è pagata comunque bene, 3,30 è una bella quota, Salvatore. venerdì, aspetta che arriva domenica e questo scenderà Sì, questa ecco, poi quota. abbiamo fatto bene a giocarla subito. Proseguiamo Napoli-Juventus, è una partita al vertice. Un punto sta bene alla Juve, un punto sta bene a Napoli. La Juventus per proseguire verso lo scudetto, che ormai diciamo al E 99% ce Napoli l'ha in mantenersi tasca, il terzo e posto. Napoli un punticino va bene contro la Juve, imbattuta, ricordiamo, da parecchi turni. Ha perso solo una partita quest'anno. Esatto, L'ha persa col Parma? No, sì, no. Parma Juventus, Fiorentina-Juventus Fiorentina Juventus, 4 sì, che 4 vinceva 2 a 0 la 2-0. Juventus. Fiorentina-Juventus.
Quindi, ricapitolando, questa puntata di 2 euro sviluppa una vincita potenziale di 24.700 euro. Bene, 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 Quindi, bene, auguri di nuovo a Sergio Saporita che ha indovinato Lazio Milan 1-1. Ricordo anche che questa settimana la partita di cartello, per scommettere, già trovate il link dedicato sul mio gruppo Il Mago, la partita è non Napoli-Juventus. poteva essere Beh. diversamente, giusto? Quindi potete scommettere fino a domenica alle ore 20:40. Andate sul mio gruppo e mettete il pronostico e i marcatori. E auguri a tutti. Non mettete 1-1 Vidal Higuaín perché già l'ho fatto io. Non fatelo, Perdereste perdereste automaticamente. automaticamente. A meno che non I cambiate i marcatori. marcatori, se vi dice bene, vincete. Ma quanto mi dispiace che sono arrivato. Cioè, no, hai indovinato il risultato. Vabbè, no. Sarà per la prossima, sarà Sarà per per questa questo, settimana, sarà per dai. questa settimana. Dai, 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 dai. Vogliamo ricordare gli sponsor che offrono la Sì, Superbomba? allora ricordiamoli, guarda, li lascio a te oggi, quindi vai tranquillo. Allora abbiamo uno sponsor dolce e uno sponsor salato. Come quando Salato. una partita Con vince, cosa? chi vince rimane dolce, chi perde Di rimane un solito po' si inizia d'amaro. con il salato e si finisce con il dolce. Non so se tu oggi vuoi fare al contrario. Cominciamo sempre col salato, dai. Vabbè. Allora, ricordiamo gli sponsor di questa rubrichetta. La pizzeria Spagnuolo Salvatore si trova a Roma in via Casal dei Pazzi 52, a 100 metri dall'uscita della metro Re Bibbia. Vi do subito il telefono che è 06 45 59 9079. Ve lo ripeto, 06 45 59 9079. Qui potete trovare tutte le specialità di pizza da asporto, supplì, arancini, polli e rinfreschi. Quindi Salvatore Spagnuolo è specializzato in rinfreschi. Quindi affidatevi Alle mani. alle mani sapienti di Salvatore, che non vi farà mai fare brutta figura. Perché cioè io ho detto alle mani perché li prepara lui, Prepara chiaramente. lui le materie Rustici, prime, ce le va lui insetti a ai sfoglia. mercati, compra tutto lui. Beh, Vi ricordo che lui in questo periodo applica delle, diciamo, vi do subito dei menù di pizza e poi un menù per il beh. Sentiamo pranzo. le tariffe dei menù. Allora, lui propone una pala di pizza, tre gusti, quattro supplì, più una bibita da 1,5 litri, 15 euro. Quindi significa che se andate da soli, praticamente rimanete là. Perché andateci con minimo due o tre Non è che amici, mi dà una perché palata, no, però. non è che vi dà una palata, però con tutto quello che si mangia si rimane là, proprio perché si rimane là. Quindi una pala pizza tre gusti, quattro supplì, più Una bibita da scelta da un litro e mezzo litro, mezzo, da un litro e mezzo, mezzo, a da un un litro e litro e mezzo, un mezzo, litro e mezzo. allora dovete per forza andare in tre o 15 quattro, euro. 15. Poi per il pranzo lui propone un primo a scelta, un secondo a scelta, contorno, pane, più una bibita, 10 euro. Pochissimo. Vi ricordo il venerdì pesce, e in più su questi prezzi, se andate a nome della radio Saranno Stop 10 Radio, persone. 10% di Bravissimo. sconto su tutto quello che Ma tu prendete. sei sicuro che ti ho detto, guarda, su questi prezzi c'è un ulteriore 10%? Sei Sicurissimo, sicuro? sì, però è uscita dalla bocca su, quindi a me sono Va inventati. bene. Quindi è una garanzia per risparmiare e per mangiare bene. Allora, noi non diciamo niente. Adesso, però stiamo organizzando qualcosina con Salvatore Spagnuolo, aspettiamo che Salvatore ci dà l'ok per organizzare, tu sai cosa, no? Perché mi hai detto Certo. Stefano, non dire niente perché Salvatore sta pensando, Allora, appena ci avrà dato l'ok, organizzeremo con gli ascoltatori una seratina particolare, prima della festa di Stapperadio, oppure subito dopo, vediamo, vediamo, dai, perché Aspettiamo le belle le giornate. belle giornate, anche se... Oggi è stata una bella giornata. Ok, chiusa la No, parentesi. dico, per andare da Salvatore non c'è Certo, bisogno di lo andare. salutiamo a Ciao Salvatore. Salvatore. Ok, Hai là. detto che la domenica è chiusa? La Ah, domenica è ecco, sì, chiusa. scusate. Salvatore Spagnuolo aperto dal lunedì al sabato, dalle 8 di mattina alle 21 di sera. Domenica riposo Settimana. settimanale. Si deve riposare, purtroppo, anche lui ha bisogno di riposarsi. Che lavorare sotto stress non conviene a nessuno. Poi i prodotti Vengono vengono male, vengono male. male. Allora. Poi Passiamo al dolce, passiamo al al dolce. dolce. E qui parliamo la merendina. E qui, signori diabetici, spegnete la radio. No, scherzo, No, perché non c'è. spegnete. Attenzione, attenzione, perché se non potete mangiare voi, comprate per le persone che possono Certo. mangiare, eh? Vai. La merendina, quindi,
propone pane, pizza e dolci. La trovate in Viale della Venezia Giulia 91, qui a Roma. Telefono 06 87 67 6842. Ve lo ripeto, 06 87 67 6842. Io penso che non potevano trovare il nome più appropriato perché la merendina è anche un punto di ritrovo per bambini e ragazzi. Sì, oltre a questo, infatti, io ci passo spesso, è sempre pieno di giovani, Bambini, ragazzi, bambini, pomeriggio quando escono da scuola, è un e punto si fanno d'incontro. sentire giovani anche a te che c'hai 60 anni, Cioè, davvero, come quindi no? ci sentiamo giovani anche noi perché dai. La mattina si prendono la pizza e il pomeriggio si prendono un Ma tu dolcetto. come fai a sapere? Perché tu sei sempre lì, che c'hai, E io quindi passo ormai per caso, passo per passi lì caso. per Io caso. controllo i miei sponsor. Quindi ricordiamo che la merendina è anche specializzata in torte, quindi per qualsiasi evenienza potete mettere sulla torta qualsiasi tipo di stampa, vi accontenta in tutto. In più la merendina fa anche i cannoli siciliani e riempite al momento. Quindi voi andate, chiedete un cannolo e davanti a voi lo crea. Impazzisce, vabbè. Vi scegliete il gusto, quello che volete, ricotta o crema, ve lo riempi e ve lo mangiate al momento. E poi che dire? Dobbiamo dire delle uova di Pasqua E e dei questo gelati. gelati, appena arriverà la bella stagione, gelati, tanti Sì, gusti vabbè, alla bella stagione, frutta, alle siamo creme. quasi ad aprile, Cioè, della ormai il tempo non bella è molto clemente in sì, questi giorni offrono a un Roma, gelatino, quindi un gelatino, una granitella. Fanno anche le granitelle, fanno le però, granite la mattina devo dire. come con la brioche proprio classica Proprio quelle siciliana, siciliane, quella infatti. siciliana. Come si fa la brioche? Si spezza e Quella tagliata in due, si può mettere il gelato o la poi? panna. Con la panna. Invece con la granita si taglia a Ah, pezzettini sì, è vero, come il e pane, si si bagna, inzuppa, e si si inzuppa, è la bagna. fine del mondo. Ah, Poi i gusti buona, potete buona. trovare al caffè, alla fragola e limone, Senti, i ma gusti ascolta, classici. ascolta, io però ti volevo proporre una cosa, poi parliamo delle uova pasquali. Ti volevo proporre una cosa, noi facciamo il programma dalle 19:30 alle 20:30, oggi chiuderemo un po' prima perché insomma non ci sono gli inviati, quindi 20 e 15, 20 e 20, vediamo fino a dove arriviamo. Però non sarebbe il caso, visto e considerato che tu mi parli prima di Salvatore Spagnuolo e poi della merendina, di fare la trasmissione dopo cena? Perché io sto morendo qui, cioè cerchiamo. Organizziamoci, no? Facciamola dalle 21 alle 22, così sabato abbiamo cenato e non abbiamo più quell'angurino che parli Ma di queste cose. parlando di queste cose, poi ci riviene fame. Hai ragione, Miglioriamo la miglioriamo la situazione. situazione, dai, mangiamo tutti Meglio così, insieme. dai. In questo periodo, anche dalla merendina, potete trovare le uova pasquali della Lazio e della Roma. E poi, su richiesta, su ordinazione, l'uovo di Pasqua con la sorpresa per i fidanzati, per la fidanzata, per la moglie, la sorella, un evento particolare. Voi gli portate la sorpresa. E la merendina vi confeziona l'uovo con la sorpresa dentro. Bello, Quindi, più di questo, questo bello, che bello. dire? Poi trovate tutti i tipi di dolci, mignon, grossi, piccolini, tutti i tipi di gusti, tutte le forme. Avete l'imbarazzo della scelta. Poi andate la domenica che trovate proprio le famose Io ho pastarelle. mandato mio fratello a prendere i Minion il giorno di Santa Augusta, ieri o l'altro ieri, lo sai che non mi ricordo? Ieri o l'altro ieri. Fanno dei mignon eccezionali, per vedere. Per me è la No, prima no, volta che li assaggiavo, veramente sono eccezionali. ottimi. Ottimo. Quindi, Quindi niente, andate, no, andate a trovare andate, perché andate. Valentina, Ne vale la pena e Valentina. soprattutto qualora doveste ordinare un prodotto particolare e ve ne serve una quantità importante, mi raccomando il numero del telefono perché rischiate alla merendina di non trovare nulla, non perché passa Salvatori, ma perché proprio molta la gente che fa spesa da presso la merendina, Finiscono subito. finiscono subito. Poi Quindi un'altra cosa da dire alla merendina: se vi andate a nome della radio, vi offriranno un cannolo siciliano mignon da gustare così gratis a nome della radio. Anche se bene. prendete mezzo chilo di pane, mi manda Mi manda la Stapparadio radio, sta un per cannolino e ve lo gustate così come radio. Lui antipastino. lo fa apposta Salvatore, perché nel Invece senso passa se, tutti i no, giorni. se dovesse andare qualche persona della radio, Salvatore sta là, dice allora senti, vienite il cannolo però me lo prendo io, c'è lui, no, non lo date a lui, prendetelo voi il cannolino. Senti, il numero del telefono della merendina è 06 87 67 6842. Allora ve lo ridò, questo è il fisso, 06 87 67
6842, mentre invece vi do anche il numero di cellulare di Valentina, 346 24 07 738. Ripeto, 346 24 07 738. La merendina, pane, pizza, dolce e tanto altro, Viale della Venezia Giulia, numero civico 91, un posto per grandi e piccini, per stare bene insieme, per mangiare. Io vi consiglio di passare e non telefonare. Così. Sì, no, passare anche per rendervi conto effettivamente di quello che stiamo dicendo, perché voi ci sentite, ma finché non ci andate, A non. 4-5 vetrine tutte stracolme di bontà. Guarda, entri là dentro, non sai quello che devi, rimani paralizzato. Consigli di andare a stomaco pieno o a stomaco vuoto? A stomaco vuoto, sì. Vuoto, andate a stomaco vuoto, ok. Poi soprattutto prezzi modici da Valentina, la merendina, Viale della Venezia Giulia, numero civico 91. Fate magari uno squillo anche a Salvatore, così Salvatore vi paga il caffè. Come no, Facciamo uno squillo, certamente. diamo il numero di cellulare di Salvatore, 3, qua, no, vabbè, scherzo. Allora, Salvatore, noi oggi finiamo un po' prima, dai, altri 4 minuti per parlarci del tuo profilo, perché ne abbiamo parlato pochissimo oggi. Io spero che gli ascoltatori si stiano segnando a questo profilo. Avevi 3.000, no? 3.000 Sì, membri, mi sembra. già siamo arrivati 3070 nel gruppo Facebook Il Mago e spero che questo gruppo cresca sempre di più. Nuovi amici, gli amici invitano altri amici e vi ricordo che a giugno ci sarà anche, finisce il campionato, però noi continuiamo con i mondiali, quindi farò anche delle quote per i mondiali sia in radio che sul gruppo. Così passiamo un mese Un mese d'estate insieme, insieme, un mese l'estate insieme. Poi insieme. andiamo in vacanza tutti quanti, a settembre ci Io vi dico rivediamo subito, carichi. probabilmente sarà dalle 19 alle 21, però poi vediamo se anticipare 18:30, 20:30 in base anche agli impegni che ha Salvatore, oppure Salvatore verrà nella prima parte e poi nella seconda parte avremo comunque i nostri inviati che ci parleranno delle partite che si sono giocate, di quelle che si dovranno giocare. Ecco, Salvatore sarà in qualità di mago proprio per dare dei pronostici sulle partite che ci saranno durante i mondiali. Quindi abbiamo parlato anche del profilo. Volevo dirti adesso un'altra cosa importante, però me la sto dimenticando perché abbiamo parlato dei mondiali, evento importante che seguiremo qui in diretta e non mi ricordo cosa volevo dire. Se me lo ricordo, poi ti chiamo e te lo faccio sapere. Era una cosa che ti riguardava da vicino. Vabbè, abbiamo fatto comunque anche la giocata. Ah, ecco qual era la cosa. Io sono arrabbiatissimo e l'ho fatto notare a Salvatore perché ci siamo incontrati così per caso. Dove andiamo a fare? Lui fa le giocate, la superbomba, il missile, come perché poi insomma, se andate sul suo profilo, Sì, poi vedrete che di dritte la ve ne dà domenica faccio tante. anche la Lega Pro quando c'ho tempo di preparare, faccio anche la Con Lega noi fa Pro. soltanto la Serie A, ma sul suo profilo si Anche parla di calcio tutto, di internazionale, basket, tennis faccio. e qualsiasi cosa. E sono andato lì e mi è arrivato il messaggio di una persona proprio mentre stavo lì, ho fatto vedere Salvatore. Questo ha vinto 3 euro, è arrivato adesso non mi ricordo se secondo o terzo, guarda qui, mi ha dato 5 squadre e abbiamo visto che con 3 euro ne sviluppava 28, quanto si Sì, dico? 28, vero. 28 euro, un terzo. 9 euro! Ma ve li do io! Il prossimo anno, questo ve lo dico adesso, il prossimo anno le giocate le fa Salvatore. Allora noi decideremo di premiare dal primo al decimo tutte le giocate le fa Salvatore. Al primo 10 euro, al secondo 9, cose. Oppure ripremieremo i primi 5, 10, 5, 5, vediamo insomma. Comunque il prossimo Quando anno le giocate da giocate 5 euro possiamo no, le fare fai anche tutte te, le fai tutte un te, bel sal sistemino, possiamo le sviluppare fai con tutte doppi te, integrali Salvatore, e perché variabili particolari, perché certo. non è possibile. Insomma, uno ve li do io, 9 euro, 10 euro, ve li do io. Cioè, avete vinto? Invece di fare la giocata, di farmi perdere il tempo di andare, vi faccio quando vado in giro. Vado a una, come si dice, tabaccheria e vi faccio una ricarica da 10 euro telefonica. Avete l'opportunità con 2 euro di vincerne 2.000 o 3.000, ma fate una bella giocata. Fatemi questa cortesia, fate una bella giocata. Loro fanno giocate che si Ho sentono, capito, ormai, fanno guarda. la giocata che si sentono, però c'era invece un'altra Il porto, persona, il porto. non dico il nome, tra l'altro è un mio carissimo amico, spero mi stia ascoltando, ha vinto 5 euro, vabbè.
Massimiliano ha finito, Massi ha vinto la 29ª giornata, ha schierato tutto il Torino, ogni tanto capita la botta di Torino, ha vinto 3-1, ha preso Immobile Jolly e ha vinto il primo premio, 5 euro. Messaggio, i miei 5 euro, 1 Inter-Atalanta, a parte che poi l'Inter ha perso 2-1 contro l'Atalanta. Ma prendevi 9 euro che giocavi 5, prendevi no, no, 10 euro, non mi ricordo quanto la davano, a 1 e mezzo mi sembra, così, a 7, 8 euro, 9 euro. Vabbè, comunque con 5 euro avrebbe preso 9 euro, mi sembra 9 euro. Massimiliano, le giocate il prossimo anno le facciamo a Salvatore, oppure. Noi mettiamo sempre delle quote alte nella speranza che escono, però se escono. Oppure possiamo fare Sono che ci. belle Oppure. cifre. Oppure possiamo anche fare una cosa, che ci dà una giocata parziale l'ascoltatore e poi te la completi. Vediamo, insomma, però per il prossimo anno ci inventiamo sicuramente qualche altra cosa, così se si prende bene. Allora, detto tutto, non so Salvatore se volevi aggiungere qualcos'altro, volevi salutare i Ricordo tuoi amici di San Pierniceto? sempre, io quelli ce l'ho sempre nel cuore, Giuseppe Ruggeri, che è responsabile di Niceto Tipo Web, insieme a tutti i suoi collaboratori, che ogni settimana loro vanno in onda il lunedì sera, adesso vanno sul canale YouTube, anche più facile da seguirli, e ci salutano sempre dalla Sicilia, dal bel paesello, come Sì, dice per Giuseppe me. Ruggeri, San Pierniceto. Quindi io sono nativo di San Pierniceto, quindi qui da Roma vi facciamo tanti auguri a tutti i Sampiroti. San Piroti si Sì, chiamano, San Piroti. Sampiroti, Senti, in ma le siciliano. San Piroti ci sono? Come, sono pure Allora, belle, sono pure tu sei belle. sposato, non ti allargare, tu sei sposato, tranquillo, un saluto a Sabrina lo tengo qui. Io invece voglio mandare un saluto a tutte le San Piroti, Sampirote. a tutte le San Piroti, un saluto da Stefano. Poi ti fai consigliare da Giuseppe Ruggeri, che lui è del luogo, quindi sa Ma le al limite fanciulle. lo andrò a conoscere e ci prendo, non c'ho Certo, bisogno di farmi scendi in estate consigliare. con me. Scusami, un'estate O scenderò con scendiamo te insieme, un facciamo una serata insieme, che lui già me giorno. l'ha La chiesto. televisione, in Una serata televisione. insieme giù in Sicilia, gli farebbe piacere. Ci organizziamo anche per Ecco. questo, dai, ci organizziamo per tutto. Ciao Allora, Giuseppe, un saluto, ciao Giuseppe. Allora, senti, Salvatore, noi ci fermiamo qui. Sì, voglio ricordare per le persone distratte, domani spostate le lancette di un'ora avanti, che cambia Sì, l'orario. sarebbe da fare la Sabato su domenica alle domenica. 2, spostarla avanti alle 3, quindi praticamente si dorme, che notizia che mi Quindi dai? alzate Si alle 2 di notte e spostate un'ora dorme avanti. un'ora di meno, che notizia triste che mi hai dato? Vabbè, vado a recuperare adesso, allora, Dai, finiamo la butta a dormire, trasmissione dai, adesso a dormire e di recuperi. prima. Signori e signore, abbiamo terminato qui, io ti ringrazio Io Salvatore. ringrazio a te Stefano e saluto a tutti gli amici che ci ascoltano e tutti quelli che mi conoscono. Ciao a tutti e buon weekend! Informazioni entro le ore 16 di domani per la 31ª giornata di 10 più jolly, tra qualche istante, o forse sono già state messe sul sito le nuove classifiche, classifica generale e classifica del girone di ritorno, le avrà messe Emiliano Ginestrini, che poi martedì alle ore 19:30 farà le fantanalisi, come di consuetudine, sulla 31ª giornata di 10 più jolly. Grazie a tutti per la cortese attenzione, buon proseguimento di serata, il programma lo facciamo io e Salvatore, da Stefano Dini e da Salvatore Zero. Grazie a tutti, ciao.